Finalmente oggi è il momento del video dei prodotti finiti, credo siano di 2 mesi, non sono sicura, tanto ve lo scrivo nel titolo, ed è il mio video preferito perché quando si buttano via cose finite per fare spazio a prodotti nuovi, magari appunto ancora che non si conoscono, è sempre piacevole. Ma prima vi ricordo, se volete, se vi va, di iscrivervi al mio canale attivando anche la campanellina per le notifiche e di seguirmi, sempre se vi va, sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate il link del mio profilo. Iniziamo innanzitutto da una già piccola Yankee Candle, e questa è la Rainbow Cookie. Questa l'avevo presa perché mi attirava troppo l'immagine che c'è qui davanti con tutti questi macaron pastello, e perché era comunque anche la cera dentro verdolina color menta, mi attirava un sacco, e mi attirava un sacco anche il suo profumo perché era veramente invitante. Però mi ha delusa, perché come spesso accade il profumo sì è buono, sì è intenso, ma si perde quando la si accende, e questa è una di quelle candele che quando la si accende un po' delude perché non sprigiona lo stesso profumo che si sente all'interno. Poi un prodotto che diciamo io non ho utilizzato come andava utilizzato, per cui posso fare una review un po' così, è questo che io ho sbagliato io a comprarlo, è di Nakomi, quindi è un prodotto anche abbastanza vegano, comunque abbastanza sì, naturale, e praticamente è io credevo fosse un bagno doccia, perché avevo visto appunto milk bath, ci potevo anche arrivare, però latte da bagno, caramel vegan infatti, e praticamente era un prodotto che andava praticamente messo nell'acqua della vasca da bagno per poi appunto lavarsi, cosa che io non ho fatto, anche perché io questo l'ho portato via in vacanza quando sono andata al mare, quindi l'ho utilizzato come un normale bagno doccia, quindi la schiuma non me l'ha fatta, però aveva un profumo, raga, vi dico, proprio di cono gelato, cioè io ogni volta che mi lavavo sentivo questo profumo di cono gelato fantastico, buonissimo, che forse non c'entra niente con il fatto del caramello, però insomma mi ricordava questa cosa. Quindi che vi dico, la pelle comunque me la lasciava pulita, mi lavava, anche perché appunto ripeto l'ho utilizzato quando stavo al mare, quindi nel momento in cui facevo la doccia ero comunque sporca, no? Avevo sulla crema solare, la polvere, per cui insomma alla fine mi sentivo pulita, però non andava utilizzato così. Comunque io l'ho finito in questo modo, e quindi boh, prodotto che ovviamente non ricomprerò, anche se io ho la vasca da bagno, però non la uso praticamente mai, e quindi boh, diciamo che si è salvato per il fatto del profumo. Poi ho terminato questo prodotto che è enorme, è praticamente 350 ml ed me l'hanno regalato in farmacia, è della marca Giuliani ed è il latte dopo sole riparatore, quindi io questo praticamente l'ho utilizzato sì dopo l'esposizione al sole, ma anche poi l'ho terminato utilizzandolo come crema corpo. Ottimo prodotto, non c'è che dire, non unge, si assorbe subito e idrata molto 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 bene. Però insomma, ecco, lo so perché è una marca comunque famosa che si conosce ed è buona, quindi ottimo. E devo dire che non ci ho nemmeno messo tantissimo a finirlo, perché lo applicavo piacevolmente proprio tutte le sere, proprio perché appunto non ungendo e assorbendosi subito era veramente una coccola per la pelle. Ovviamente
come vari prodotti che vi danno in farmacia, comunque che sono appunto di un certo tipo, non aveva tutto questo gran profumo di toposole o comunque di crema, però vabbè, quello è un dettaglio poco importante. Poi continuiamo con i prodotti finiti e ho l'ultimo prodotto che mi era rimasto di Naturemed, che era il struccante, il latte detergente alla camomilla, che praticamente non si legge più, è tutto cancellato. Ho iniziato ad utilizzare il latte detergente proprio per finire questo e ora è un prodotto di cui non posso fare a meno. Ottimo, vabbè, questo anche questo ottimo. Praticamente dopo che mi strucco, anziché lavarmi con il solito detergente viso che invece utilizzo la mattina, mi detergo il viso con il latte detergente e poi lo sciacquo, che in questo modo si tolgono molto di più le impurità, comunque gli ultimi residui di trucco, e devo dire che è uno step ormai che non escludo più dalla mia skincare routine. Poi ho terminato questo shampoo della marca Amica, che avevo preso per il packaging, che è troppo carino, che era praticamente a, non lo so cosa fosse, comunque c'era scritto che ripara, ristruttura, rivitalizza i capelli secchi, danneggiati. Non è che mi abbia fatta impazzire, non ricordo bene almeno il profumo, se fosse quello che lo salva, ma insomma ha un odore molto molto leggero, non mi è saputo di un granché, insomma non ho visto tutto questo gran nutrimento nei capelli, e quindi un prodotto che sicuramente non ricomprerò. Questa marca avevo preso di questa marca anche, se non sbaglio, la maschera o il balsamo, comunque, e anche quello non mi aveva fatto impazzire, quindi una marca che non riprenderò, l'avevo preso da Sephora. Poi ho terminato questo termoprotettore di Sunsilk, che appunto spruzzo sui capelli asciutti prima di piastrarli, e ok, ottimo prodotto, che dire, non lo so, è un termoprotettore, quindi ogni tanto appunto io li cambio, finisco uno, lo prendo un altro. Comunque i capelli non si sono rovinati utilizzando questo prodotto, quindi presumo che funzioni. Ma io comunque i prodotti per capelli Sunsilk mi piacciono, li compro spesso e non sono per niente male. Poi ho terminato questo struccante, che è della marca Etherea, che anche questo è un po' comunque vegano, bio, infatti c'è scritto vegan, e praticamente è uno struccante bifasico delicato, e io infatti questo l'ho utilizzato per gli occhi e devo dire che struccava bene. Poi io sono abituata comunque che metto anche un doppio strato di mascara, quindi insomma metto sempre spesso l'eyeliner, quindi insomma i miei occhi sono belli truccati, belli intensi. E questo funzionava, quindi se è un prodotto poi anche vegano, con non troppe cose chimiche, ben venga, quindi ottimo prodotto. Poi, immancabili dischetti struccanti, questi grandi cotoneve che sono fatti con l'acqua termale delle terme di Bormio per il viso. E poi ho terminato, insomma butto perché è completamente distrutto, questo solvente a immersione di Siate, che era praticamente al cioccolato bianco. Allora, io non so perché, allora, io con i prodotti Siate avevo preso sia degli smalti sia anche dei trucchi, non è che mi trovi benissimo, nonostante sia comunque una marca che costa anche un bel po', anche gli smalti, ma sinceramente la qualità degli smalti è molto superiore a quella di Kiko rispetto a questi, secondo me, e questo pure non è che all'inizio si profumava molto di cioccolato, questo sì, lo devo dire,
però non era così potente, tant'è che io infatti ci avevo aggiunto un altro solvente normale, insomma di quelli che utilizzavo io quotidianamente, perché insomma non è che avesse questo gran potere, insomma, di solvente. Quindi boh, io sinceramente i prodotti sia te non li ricompro, non li compro più perché mi hanno veramente un po' delusa. Avevo preso anche una specie di eyeliner, ma anche quelli si sono mezzo seccati, insomma, boh, non mi sono sembrati tutta sta gran cosa. Poi ho ancora un bel po' di cosine. Allora, ho anche make-up, ho il coso, il correttore di Nablan, il primo prodotto Nablan, correttore, il Close Up. Che era la marca Light Ivory, ovviamente quello chiaro, e mi è piaciuto veramente tanto. Vabbè, anche il packaging bello con questo, diciamo, disegno un po', secondo me, arabeggiante, non lo so, mi ricorda un po' i palazzi arabi, ma il prodotto in sé mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto qui nella zona delle occhiaie, non secca, non va nelle pieghette, quindi ottimo. Però, nonostante fosse comunque una bella quantità, devo dire che mi è durato veramente poco, boh, strano, comunque, forse perché lo utilizzavo in modo piacevole. Poi ho terminato questa crema mani, questa mini taglia di crema mani della marca Unique, crema mani protettiva alla rosa canina. Boh, aveva un profumo strano, tipo di cassetti vecchi chiusi da tanto tempo. Non mi è piaciuta per niente. Come potere idratante sì, ma come profumo no, orrenda, veramente orrenda. Poi ho terminato questo contorno occhi della marca Face D. E questo devo dire che è fantastico. Allora, si chiama il Fast Anti Dark Circles Eye Cream ed è, io non so se contiene delle particelle riflettenti, non lo so, però nel momento in cui voi stendete questa crema, automaticamente avete il contorno occhi molto più chiaro, molto più levigato all'istante. Ed è veramente un qualcosa di fantastico, quindi come base trucco io lo trovo fantastico e veramente ora io sì, proverò altri prodotti perché mi piace provare altri prodotti, però questa marca da questo punto di vista immediatamente vi toglie il colore scuro che avete sotto gli occhi, è qualcosa di fantastico. E poi ho terminato il famoso Soft and Gentle di MAC e l'ho terminato veramente non perché mi si sia rotto, mi si sia spappolato o cosa, l'ho finito. Soddisfazione delle soddisfazioni. Questo l'avevo preso, ancora me lo ricordo, il giorno del compleanno di 3 anni fa. A Roma, al MAC di Roma, primo negozio MAC in cui entravo e quindi niente, soddisfazione. Che dire, questo è l'illuminante. Infatti è uno dei prodotti più famosi di MAC ed è fantastico. Anche senza una base magari in crema sotto, ha veramente un forte potere illuminante. Senza base sotto è molto naturale. Con una base sotto che lo potenzia è veramente bellissimo e non vi crea la macchia. Ha comunque sempre questo effetto comunque naturale, è bellissimo. Ma io non l'ho ricomprato, ne sto provando uno nuovo per provare marche nuove. A posto, quindi prodotti finiti, sono soddisfatta perché ci sono anche cosine di make-up e quelle fa sempre piacere finirle. Perché è difficile finirle. Comunque, fatemi sapere se avete delle domande su qualche prodotto che vi ho fatto vedere e di cui appunto non vi ho detto magari qualcosa. E niente, io vi ricordo che vi aspetto appunto soprattutto su Instagram, trovate il link sotto. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!